bisogna guardare al passato per anticipare il futuro. Abbiamo riportato al centro il processo meccanico. Ci confrontiamo su produzione, comunicazione e relazioni con imprenditori, analisti e comunicatori di oggi. Negli ultimi anni la produzione di elettricità in Cina è più che quadruplicata. Nel frattempo invece l'Enel in Italia chiude delle centrali perché non servono più. Siamo diventati più razionali e più efficienti. Loro sono sempre più arrembanti. Come si fa a non aver paura di questo tipo di slancio che viene dall'Oriente? Grazie alla bellezza del nostro paese, grazie alla diversità delle nostre produzioni, la spinta che viene da est non ci preoccupa, ma per noi rappresenta un'opportunità. Nel mondo del vino io credo che l'Italia sia un paese che ha delle potenzialità ancora inespresse. Dobbiamo andare ad educare e questa è la spinta che viene da est, però è molto affascinante e per me molto stimolante. 10 anni fa la realtà poteva essere questa. E anche noi in fabbrica temevamo moltissimo tutta la concorrenza del Far East. Oggi invece il primo cliente della mia azienda è il mercato cinese e loro amano moltissimo questa tecnicità artistica. Marilisa, come si riesce a trovare un equilibrio fra quello che si è e dove si vuole andare? La tradizione è un valore sul quale noi dobbiamo investire. Le aziende che hanno successo hanno percorso questa strada. Valori della tradizione, ma proiettati nel futuro e proiettati in un mondo globale verso l'innovazione e l'internazionalizzazione. Come si sente di essere, anche nel suo caso, abbastanza isolato per certe idee e per un certo modo, diciamo, sereno di fare impresa, un po' più morbido? Quando cominciai il mio percorso industriale, si investiva un sacco di energie in costruire dei macchinari ad alta performance produttiva. Io invece ho fatto il contrario. Avevo gli occhiali della fantasia. Questi occhiali della fantasia mi sono stati dati da circa 300 artisti. Vuol dire hanno disarticolato il pensiero del business manager. Tutto questo ci ha fatto vedere delle possibilità differenti.